Senti, tu sei uno dei soci fondatori di Task Hunters, che è poi la prima piattaforma che fa incontrare gli studenti universitari che hanno sempre bisogno, no, di guadagnare qualcosa durante gli studi, e anche invece le persone che hanno bisogno di lavori, anche piccoli o grandi che siano, e quindi insomma domanda offerta. Esattamente, allora Task Hunters è nato circa un anno fa e appunto si propone di essere uno strumento per gli studenti universitari per mantenersi in questo periodo della loro vita in cui magari non hanno un reddito derivante da un lavoro fisso, e quindi tramite la piattaforma, che al momento è un'app, quindi mobile, loro possono trovare delle piccole task che sono degli lavoretti occasionali che possono fare per privati come me e te, per esempio, nel loro tempo libero. Avendo giornate molto flessibili, riescono sempre a trovare quella mezz'ora. Tipo portare fuori il cane piuttosto che fare la spesa perché è un ammalato. Sì, cose molto varie, per esempio anche aiutare a fare un trasloco, oppure far compagnia ai genitori anziani, oppure ancora disegnare un logo per una persona che magari sta lanciando una startup, o anche a fare assistenza PC da remoto, quindi la varietà è molto ampia. Cioè anche inerenti insomma alla loro specializzazione, quindi può essere anche utile per poi trovare il lavoro una volta terminati gli studi. Esattamente, chi lo sa, sì. Poi, come sta andando il vostro business? Allora, appunto, stavo dicendo, abbiamo lanciato l'anno scorso a maggio in beta, poi a luglio abbiamo rilasciato su Milano, e siamo attivi solamente su Milano finora, e abbiamo circa 9.000 utenti, di cui 700 che sono studenti verificati. Infatti uno studente, per poter svolgere task all'interno di Task Hunters, deve verificare il suo status di un studente universitario, e abbiamo finora avuto circa 500 transazioni. E quindi voi guadagnate praticamente una percentuale sull'importo praticamente per cui si scambia la task? Esattamente, l'importo viene deciso tra chi richiede il task e lo studente, e si mettono d'accordo. Una volta svolto il task, il richiedente pagherà lo studente tramite l'applicazione e noi tratterremo una commissione. Vi siete autofinanziati? Cercate insomma modi di espansione? Quali sono i prossimi step? Allora, noi inizialmente ci siamo autofinanziati, poi siamo entrati all'interno di Speed Me Up, che è acceleratore di Bocconi, Camera di Commercio Comune di Milano. Dopodiché siamo stati incubati da Digital Magics e allo stesso momento abbiamo avuto un primo seed da un partner industriale che si chiama Itaca. Ora però ovviamente stiamo cercando ancora un secondo finanziamento per poterci sviluppare ulteriormente in Italia e poi per poter anche andare all'estero, in Europa. Anche perché, ecco, sì, la scalabilità, cioè il fatto appunto di poter internazionalizzare, e se vuoi poi foriero di risultati grandiosi. Esattamente, esattamente. Poi ora stiamo anche sviluppando la piattaforma per aziende, che permetterà appunto alle aziende di chiedere a studenti universitari di svolgere task, anche in questo caso, che non sono magari core nella giornata della dipendente aziendale, ma che appunto occupano tempo e risorse. In questo caso sono dei task un po' più specifici, che possono essere legati più alla carriera universitaria dello studente, come per esempio delle ricerche online, oppure data entry, oppure volantinaggio, promoter, e quindi permetteremo, tramite una piattaforma che sarà diversa, e in questo caso web, anche alle aziende di poter usufruire di questa forza. Entrate anche nel merito di tutto quello che è l'universo degli stage? Al momento no, al momento noi vogliamo permettere agli studenti di avere un'entrata durante la loro carriera universitaria, quindi proprio mentre stanno studiando, quindi per poter sfruttare il tempo libero, quelle 2 ore di tempo libero che hanno durante la giornata. Quindi, ricapitolando, uno studente per entrare in contatto con voi deve scaricare l'app, che la si trova ovunque, dall'Apple Store piuttosto che anche per Android, eccetera, eccetera, dare i suoi dati, dimostrare che è uno studente, e poi può navigare e vedere se c'è un task che fa per lui. Esattamente, troverà dei task aperti, lui potrà mettersi in contatto tramite la chat integrata con chi ha richiesto il task, fare un'offerta se ritiene che saprà risolvere quel task, e poi alla fine si lasceranno un feedback a vicenda, e questo lo aiuterà ovviamente a aumentare la sua visibilità all'interno della piattaforma. Stesso discorso vale invece per chi ha delle task da proporre. Esatto, in quel caso basta fare il login con Facebook e una persona potrà subito richiedere il task che desidera, e a fine del task avverrà il pagamento tramite carta di credito. Tutto chiaro, abbiamo capito tutto, direi che ci possiamo dare appuntamento ai prossimi sviluppi, magari insomma quando sarete noti in tutto il mondo. Speriamo sia presto.